È stato un applauso molto caloroso quello che la tribuna d'onore e i cittadini hanno dedicato alla sezione degli Alpini di Piacenza, segno che la dunata nazionale di un anno fa è rimasta nel cuore. Un migliaio di penne nere piacentine ha sfilato intorno alle 13 con un'ora di anticipo sulla tabella di marcia lungo le vie di Pordenone in occasione dell'87esima dunata nazionale. Ad aprire il corteo lo striscione La Primogenita, seguito dalla banda di Ponte dell'Olio, dai rappresentanti dell'ANA e delle istituzioni locali. Un migliaio gli alpini che orgogliosamente hanno marciato come ogni anno, portando con sé i valori di onestà e solidarietà che li hanno fatti conoscere in tutto il mondo. Non si può mancare. Rappresenta la continuità della nostra dunata che abbiamo fatto l'anno scorso a Piacenza. Per noi, perché abbiamo avuto dei complimenti da tutti. È da ieri, siamo ben contenti di esserci. È bellissimo. Quante ne ha fatte di sfilate? Tutte. La più bella qual è stata? Piacenza. Il seguito degli alpini, signora? Sì. Come sempre? Quasi sempre. È una sfilata molto emozionante, da brividi, perché su tutto il percorso ti senti avvolgere da un continuo applauso della gente. Lo spirito è sempre quello da 87 adunate come oggi. Io sono da 3 giorni e veramente si rivive completamente tutto lo spirito che abbiamo vissuto a Piacenza. È sempre emozionante, sono un po' più tranquillo, sono un po' più calmo, per cui mi godo questa adunata nazionale di Pordenone, veramente da alpino normale. Un altro piacentino aveva sfilato in mattinata, si tratta del presidente della sezione degli alpini di New York, Luigi Covati. Una curiosità, alcuni alpini di Vernasca in un autogrill ieri mattina sono stati intervistati dalla trasmissione Ballarò sulla situazione politica italiana. Secondo le stime, nel fine settimana erano presenti a Pordenone oltre 400.000 persone in un clima di festa molto simile a quello vissuto a Piacenza. Pordenone, una grande, bella manifestazione, una festa nazionale, però a Piacenza non una marcia, 2 in più. Uno speciale dedicato alla dunata nazionale degli alpini a Pordenone andrà in onda questa sera alle 20.05, subito dopo il telegiornale.